Ciao ragazzi, io sono Emanuele e bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Oggi siamo qui per il terzo capitolo del nostro mini corso per videomaker. Oggi parliamo di composizione, ovvero come andare a comporre le nostre inquadrature. Partiamo dalle regole basilari. Penso che tutti conosciate la famosissima ormai regola dei terzi, la quale suddivide l'inquadratura in una serie di quadranti che ci consentono di sistemare al meglio il nostro soggetto all'interno dell'inquadratura. Altra regola importante è quella di non tagliare i piedi, non tagliare le mani e non tagliare le teste sullo sfondo dell'inquadratura, a meno che queste non siano sfocate. Un buon consiglio è quello di tagliare tra le giunture corporee. Occorre poi lasciare un po' di aria sopra la testa dei personaggi, questo nel caso di inquadrature larghe, mentre invece più ci avviciniamo al soggetto, meno aria è necessaria al di sopra di esso. E quando siamo proprio vicini vicini si può addirittura tagliare un po' della testa. Importante tener conto anche della linea dello sguardo. Se il nostro personaggio guarda da qui in là, bisogna lasciare un po' di spazio per la linea dello sguardo. Ma queste sono solo delle regole, no? Come si suol dire, conoscere le regole per poi infrangerle. In questo caso, se avete visto la serie TV Mr. Robot, noterete che la linea dello sguardo non esiste, perché in quella serie i personaggi, spesso e volentieri, sono posizionati in questa maniera. Oppure hanno tantissima aria sopra di loro. Sono scelte stilistiche che, se utilizzate bene, possono dare un qualcosa in più alla vostra produzione e ai vostri video. Un elemento fondamentale all'interno di una composizione è il contrasto tra i vari elementi. E possiamo avere vari tipi di contrasto: di dimensione, di densità, di forma, di direzione. Pensiamo ad esempio a una folla che guarda tutta in una direzione, mentre il nostro protagonista guarda in un'altra. O ancora un contrasto di texture, di luce o di colore. Nei film spesso e volentieri si cercano colori contrapposti. Nei film d'azione degli ultimi anni spesso e volentieri si opta per due colori principali, ovvero il blu e il giallo. Il blu e il giallo sono colori contrapposti sulla scala dei colori e stanno molto bene insieme. Come detto, qui entriamo nel discorso di armonie dei colori, in questo caso un'armonia di colori complementari. Ne parleremo più avanti. Passiamo adesso invece al discorso bidimensionalità e tridimensionalità. Allora, noi quando riprendiamo con la telecamera rendiamo bidimensionale il nostro mondo che è tridimensionale. E fin dagli albori del cinema la sfida è sempre stata quella di creare un mondo tridimensionale con immagini bidimensionali. Possiamo giocare con la proporzione, con la sovrapposizione di più elementi per dare l'illusione della profondità, giocare col posizionamento dei vari elementi all'interno dell'inquadratura, così che poi lo spettatore, quando andrà a vederli uno a uno, creerà coi suoi occhi del movimento. Possiamo giocare anche con la prospettiva lineare, ad esempio sfruttando il punto di fuga, oppure possiamo sfruttare il chiaroscuro, come ha fatto il direttore della fotografia Gordon Willis nel Padrino, oppure Michael Zulovis in Breaking Bad. Per sistemare poi gli elementi in scena, invece, possiamo sfruttare ad esempio le linee dritte che ci comunicano forza, o ancora linee lunghe orizzontali che ci restituiscono un'idea di quiete oppure di velocità, alte linee verticali che ci comunicano forza e dignità, o ancora parallele diagonali, oppure diagonali opposte, simbolo di conflitto. Possiamo anche sfruttare la linea dell'orizzonte, il già citato punto di fuga, i triangoli compositivi che sono veramente molto frequenti nelle inquadrature, o ancora le silhouette molto utilizzate ad esempio dal direttore della fotografia Roger Deakins. Bene ragazzi, siamo giunti anche alla fine di questo terzo capitolo. Come sempre spero di essere stato chiaro. Se avete dubbi o domande lasciatemi un commento qua sotto. A me ragazzi non resta altro che ringraziarvi della visione e darvi appuntamento al prossimo capitolo di questo mini corso per videomaker. Ciao a tutti!